Ciao ragazzi, bentornati su MacMayan.com. Oggi facciamo un video un po', diciamo, triste, nel senso che avrete visto il video precedente in cui qua c'è stato un temporale, una cosa veramente fuori dal mondo, non ho mai visto una cosa simile, e mi ha strappato via i pannelli fotovoltaici sul tetto. La cosa, tra virgolette, simpatica è che quelli appesi, cioè questi qua, pressoché non si sono neanche mossi, vibravano appena, mentre quelli del sopra il tetto sono letteralmente volati giù. Volati giù 3 su 5, su 10. Guardate però le condizioni in cui sono ridotti. Questi qua sono completamente disintegrati. Ce ne ho due così disintegrati, che sono quelli da letteralmente da buttare, mentre uno è atterrato di schiena, diciamo, ed è perfettamente integro. Mi sembra non abbia manco un graffio se non sui bordi dell'alluminio. Vi faccio vedere perché ovviamente i pannelli erano fra loro legati da dei giunti che avevo stampato io con la stampante, e che voi penserete siano anche fragili. Poi vi farò vedere che fragili non sono, perché io con la mia forza non riesco neanche a fletterli. Comunque, guardate come ha piegato l'alluminio. Non so se qua si nota, questo non è neanche il peggiore, ce ne sono alcuni veramente deformati. Ha completamente spaccato i giunti fra i pannelli, e ha anche questo qua è un connettore ancora chiuso. Vedete che il cavo non c'è, l'ha completamente sfilato fuori. E basta, questa è la situazione. Poi ognuno può fare le sue considerazioni, però mi assicuro che una cosa del genere non l'avevo vista prima. Uno dei pannelli è volato qui su quella finestra, che è uguale a quelle lì, ok? Ha sfondato le barre di alluminio, è entrato dentro nel serramento e poi è volato laggiù. Io l'ho ritrovato sul cancello laggiù in fondo. Io avevo scritto 5 metri, ma sono almeno 10, se non 15, fino laggiù. Altri due invece erano qua. Uno era qui, quello che non si è rovinato, quello che più distrutto invece era laggiù. E adesso andiamo sul tetto. Vi faccio vedere più nel dettaglio come è la situazione sopra, e cerchiamo di ripristinare il ripristinabile. Oggi è la prima giornata in cui non c'è un sole pazzesco. E ovviamente ho staccato l'impianto, vedete che il breaker qua è tirato giù, quindi non arriva corrente da sopra, quindi la parte sopra è isolata. Ne approfitterò per installare il secondo breaker di sopra, che avevo comprato ancora un anno fa e non l'avevo mai messo, così, visto che adesso ho dovuto smontare tutto, lo installiamo in qualche modo. Quindi andiamo su e vediamo com'è. Allora, questo è quello che rimane dell'impianto. Vedete, mancano ovviamente dei pannelli. Questi sono i ganci, che erano delle battute in cui il pannello, ma c'è il video quando l'ho montato che ve li ho mostrati. C'erano delle battute in cui il pannello si appoggiava qui, su questo supporto, poi c'era il gancio e la vite rimaneva coperta dal pannello stesso, in modo che di evitare eventuali infiltrazioni di pioggia, anche se da qui non ci sono certo problemi. E questi li ha spaccati tutti. Gli ultimi pannelli, che erano gli unici senza ganci, perché avevo finito il filamento, non li ha stampati, sono gli unici che non sono volati via. Semplicemente si sono spostati di pochi centimetri. Io immagino perché questi ganci hanno appunto bloccato il pannello nel suo scivolamento in questo verso. Il vento, arrivando dall'altra parte, è riuscito ad alzarli e farli volare via. Ha fatto l'effetto vela. Probabilmente questi ganci qua hanno avuto l'effetto opposto di quello che dovevano avere, quindi sono riusciti a farmi volare via i pannelli invece che trattenerli. E ovviamente adesso dobbiamo cambiare tutto. Prima erano messi a 2 a 2, perché pensavo che 36 kg di peso fossero sufficienti da non essere fatti volare via, invece a quanto pare non è così. Adesso farò una struttura unica, quindi saranno 300 kg di materiale, tutto un blocco,
Dopodiché lì ancorerò con un cavo d'acciaio il muro in modo che non possano volare da nessuna parte e poi vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. Intanto comincio però a riparare la parte elettrica perché vedete che i connettori si sono letteralmente distrutti, no? Si sono sfilati gran parte e quindi dobbiamo sistemare un po' di robe. C'erano dei connettori, vediamo se... No, questo è spaccato perché ieri ce n'era uno ancora intero e io a mano non riuscivo a spaccarlo. Volevo spaccarlo perché ho detto se si sono spaccati da soli, figurati, io a mano non riesco a spaccarli. Ne ho portato un campioncino qui. Ok, delle barrette che avevo fatto. Vedete queste qui? Erano quelle che bloccavano i pannelli, ma se io lo sforzo, faccio tutto lo sforzo possibile, io manco riesco a flettere questi qua. Terranno almeno 40-50 kg perché io non riesco neanche a fletterli, eppure si sono sbriciolati come fosse neve al sole. Adesso andiamo a vedere perché ci sono anche alcuni danni tipo qua. Probabilmente il pannello ha battuto qua, quindi qua dovrò siliconare e qua dovrò mettere un po' di schiuma a vedere se riesco a ripiegare la lamiera e sistemarla. Comunque, questo è quello che devo fare adesso. Cominciamo. Dimenticavo una cosa, per rendermi le cose più facili c'è anche il nido di vespe. Allora, la prima cosa che vado a fare è installare il breaker. Perché se vi ricordate quello originale che c'era qui dentro si è letteralmente fuso quello in dotazione, quindi l'avevo già sostituito, qua c'era un bypass ed era il breaker era al piano di ba basso da dove potevo staccare tutto, però preferisco averne uno anche qua in modo da avere due punti di controllo per una miglior gestione, insomma, così mi permette di staccare la corrente del fotovoltaico in due punti. Quindi adesso lo vado a infilare qua dentro e dopo vedo dei pannelli. Adesso ho montato il breaker qua, ovviamente a tensione continua, e adesso devo provare i pannelli. Vedete che ho collegato, questo è il cavo, il negativo, so che è negativo banalmente perché c'è scritto qua sopra, vediamo dov'è, eccolo qua, vedete qua sul, dove lo indico col dito c'è il meno e dall'altra parte c'è il più. L'altro pannello è messo in serie col secondo e mi arriva quindi su questo cavo. Allora, voi potete capire che sul positivo posso mettere un puntale là dentro, sul negativo non ho possibilità di fare delle misure, quindi lo collego al combinatore solare e prendo le misure da lì. Vi faccio vedere, sono collegato a questa stringa qui, i cavi blu, quindi i negativi finiscono tutti lì, quindi prendo la misura lì, invece la stringa positiva finisce sul fusibile che sono questi contenitori qua, questi qui. E quindi prendo la misura e vedete, dovreste riuscire almeno a vedere che sono 90 e qualcosa volt, quindi sono 45 volt più o meno a pannello. E non so se sono sufficienti per il mio regolatore di carica. E adesso vado giù a vedere, faccio un test, provo a accendere giusto per vedere se ci sono stati dei danni. Ecco, sto arrivando. Adesso faccio un test insieme a voi. Vedete che qua è staccato. Qui c'è una produzione pari a zero, spero si riesca a vedere sul display perché c'è un riflesso incredibile. Provo ad accendere, non è esploso nulla. Andiamo, aspettate che vado su con la sedia. Ho sentito un relè. Eccolo lì. Ha iniziato la produzione, siamo a 300, 400, 470 watt. Quindi quei due pannelli lì stanno producendo, hanno iniziato a produrre qualcosa, almeno. Posso, anche perché la batteria nel frattempo si è scaricata, quindi magari riesco un po' a ricaricare la batteria. Quindi, come vi dicevo, sto fissando i pannelli tra di loro in questo modo con delle barre di ferro, insomma, sono dei pezzi di un vecchio armadio metallico, di uno scaffale metallico. Vedete, tranne quello là che ho fatto un bullone passante, solo che poi faccio un po' fatica.
col trapano, sì, col levitatore qua sopra senza corrente è un po' più complicato, quindi ho deciso di usare questo sistema qua che è più semplice. E gli MC4 che si sono sfilati diventeranno così, quindi li mando, come si suol dire, a quel paese e farò i nuovi collegamenti tutti così. Probabilmente fanno anche meno resistenza e quindi meno rischi di incendio, di casini, eccetera. Questo ovviamente si ossiderà, ma lo appenderò in alto in modo che non prenda pioggia. Vado avanti, qua fa un caldo bestiale, ragazzi, penso ci siano 45-50 gradi qua sotto, faccio fatica a respirare, non so se si vede quanto sono sudato, sto veramente grondando. E devo anche portare su l'unico pannello che è sopravvissuto, e dopodiché in realtà non è che ci sia molto altro da fare, no? Devo vedere come fare, fissarli in modo più deciso, però insomma un evento come quello di ieri non si era mai visto da queste parti, la probabilità che si ripeta a breve direi che è quasi zero, ma tocchiamoci perché sappiamo come vanno queste cose. Bon, vado avanti col lavoro, poi vi faccio vedere il risultato finale. È davvero un lavoraccio, ragazzi, anche perché prima io avevo lasciato i pannelli a 2 a 2. Per dei motivi. Il primo motivo era che era più facile farci la manutenzione sotto perché dovevo strisciare solo sotto 2 pannelli. Era più facile lavarli e pensavo di appunto ridurre l'effetto vela perché l'aria passando in mezzo avrebbe spezzato il flusso d'aria, cosa che a quanto pare quest'ultima non ha funzionato. Adesso capite che io per passare sotto devo strisciare sotto tutti i pannelli, quindi è un lavoraccio, anche perché la lamiera è rovente, ci sono 35 gradi, oggi ho dovuto mettere i pantaloni lunghi, scusate, e quindi faccio veramente fatica. Volevo però, visto che ho già visto qualche commento di chi passa e fa i commenti un po' quasi a caso, no? Volevo farvi capire la violenza del vento che c'è stato, perché tra i pannelli si sono staccati da là, hanno spaccato tutti gli attacchi, hanno spaccato i cavi. Uno è rimbalzato qua giù, guardate la distanza, parliamo comunque di pannelli di 20 kg, l'ha sbattuto qua, è volato laggiù dove ha sfondato la finestra ed è rimbalzato laggiù dove c'è il cancello. Provate a pensare la forza che ha avuto quel pannello, se prendeva qualcuno lo ammazzava come minimo, quindi direi che è andata benissimo così. E vado avanti col lavoro, spero di finirlo perché ci sto mettendo veramente una vita. Allora, oggi questo video finisce qui. Sono stanchino, ho lavorato veramente tutta la giornata per fare questo lavoro, anche perché qua c'era un caldo infernale, è stata dura. E com'è andata? È andata che alla fine ho perso 2 pannelli, poteva andare decisamente peggio, quindi sono 4,45 per 2, cosa sono 890 watt di picco che non ci sono più. In estate non mi farà una gran differenza perché ho sempre una sovrapproduzione, anzi anche col clima acceso riesco a riempire le batterie senza problemi. D'inverno invece noterò la differenza. Potrebbe essere che decida di ricomprarli, ma a questo punto potrei aumentare un pochino la tensione di funzionamento. E prenderne invece che prenderne 2, prenderne 4, quindi fare stringhe da 3 invece che da 2, e quindi potrei invece che andare a perderci, andare a migliorare un po' ulteriormente le prestazioni del sistema. Anche perché d'inverno faccio un po' fatica, dico la verità, non, la batteria non si riempie, questo non è certo una novità, no? Però qualche watt in più d'inverno non farebbero male. Il problema è che d'estate poi ho talmente tanta energia che non so cosa farmene, ma a quel punto potrebbe essere una buona idea prendere un'auto elettrica e ricaricarcela perché ce la farei tranquillamente. Niente, in questo video in realtà non è che ho, anzi, prima di chiudere, volevo un vostro parere. Magari ce n'è qualcuno che se ne intende un po' di più di me di queste cose, e per non ripetere lo stesso errore,
vorrei fissare meglio questi pannelli. Allora, adesso sono un blocco unico, quindi non è possibile che ne porti via uno solo perché sono bloccati con delle staffe di ferro, dovrebbe spaccare quelle, ma la vedo dura. Quindi è un blocco di quanti sono? 8 pannelli da 20 kg, sono 160 kg, dovrebbe alzarmi 160 kg, quindi già questo dovrebbe diventare un po' più difficile. Volevo comunque mettere delle staffe di supporto. Il problema qual è? Che io qui, vedete qua, a questo livello io non posso forare, dovrei forare, l'unico posto dove posso forare sono le parti rialzate qua della greca, almeno che sappia io, perché sennò qua rischio infiltrazioni d'acqua. E il problema è che non sono allineato con i pannelli, no? Non ho, di qua ho circa 3 centimetri, di là altrettanto, se li sposto tutti di là qua me ne diventano 6, probabilmente casco qua in mezzo. Non so bene come fare, potrei farlo sul muro esterno, ma come qua ho uno spazio di circa 3 centimetri, quindi dovrei fare una staffa poi che viene in fuori e sale. Non so bene cosa fare perché i ganci che avevo messo lì alla base hanno fatto l'effetto opposto perché hanno permesso il ribaltamento dei pannelli. Se non ci fossero stati, i pannelli probabilmente scivolavano, cascavano qua e non succedeva nulla. Perché pensate che l'effetto vela l'ha fatto lì, su questo triangolino qua, perché l'aria arrivava da quella direzione e da qua è riuscita a alzare i pannelli. Io non so come diavolo abbia fatto, ma l'ha fatto. E non lo so, se avete qualche idea, qualche suggerimento, conoscete qualche materiale, magari esistono delle staffe già pronte, io non le conosco, sapete che io faccio tutt'altro nella vita, quindi niente, se avete qualche suggerimento datemelo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Mi sono dimenticato una cosa, i ganci, quelli che collegavano i pannelli, questi qua. Intanto salutate Zeus. Questi qua sono stampati in PETG, okay? Non sono neanche riempiti un infill del 30%, una cosa del genere. Molti mi hanno scritto nel primo video che è un errore perché è di plastica, non tiene il peso, eccetera, eccetera. Allora io questi qua li avevo fatti solo per tenere uniti i pannelli uno con l'altro, senza neanche troppe pretese, in realtà dovevano solo tenerli fermi. Però vi faccio questa prova. Questo è un secchio da 15 litri, quindi sono 15 kg. L'ho legato qua da una parte con del fil di ferro, dall'altra una vite, quindi il peso è tra l'altro concentrato in un punto molto più sottile di quello che il bullone messo nei pannelli. Se io questo qua lo tiro su, come vedete, alzo senza problemi 15 kg. Quindi ogni pannello ne aveva due, vuol dire che c'era una forza di oltre 30 kg per ogni pannello per spaccarli. Quindi, sinceramente, 30 kg non sono pochi, ragazzi. Sarà vero che non era il materiale corretto, questo lo capisco anch'io, però non prevedevo una forza simile. Questo assolutamente no, il mio errore è questo. Io non avrei mai pensato ci potesse essere una forza così forte da contrastare. Quindi niente, questo serve anche a voi per i vostri lavori, quindi non fate il mio stesso errore, non sottovalutate il vento e ci vediamo alla prossima. Ri ciao!